Una nuova voce si aggiunge al coro delle interviste di Aspettando a Broadway. Oggi abbiamo con noi Sara Resini. Ciao Sara, benvenuta. Silvia, grazie mille per l'opportunità. Ho visto che come altri del cast anche tu hai cominciato giovanissima a cantare. Sì, io ho cominciato, diciamo che io ho sempre cantato fin da piccolina, ecco, a livello ovviamente amatoriale. E poi proprio la mia prima esperienza con il pubblico è stata all'età di 11 anni quando abbiamo messo in scena una versione amatoriale di Forza Venite Gente e io fui scelta per fare la parte di Santa Chiara. E era appunto uno spettacolo che chiudeva i 5 anni di elementari, quindi per noi così piccolini, comunque che vivevamo in un clima molto, molto bello. Eravamo 2 classi di quinta con le stesse messe, quindi è stato veramente, cioè, lo ricordo con molto piacere quell'esperienza. Quindi diciamo che quella è stata proprio la mia primissima esperienza live, perché altrimenti cantavo solamente alle mie feste, compleanni, così, però proprio perché ho un po' di voglia, ecco, di mostrare un po' quello che sapevo fare, se c'era un po' di esibizionismo, no? Che Beh, sì. probabilmente poi con gli anni un pochino regredisce, no? Perché si sa che quando uno è bambino ha sempre voglia di stare al centro dell'attenzione, eccetera. Certo, Invece poi magari poi subentra un con gli po' di anni si è. timidezza, probabilmente. Esatto, sì, che poi con gli anni ovviamente c'è un po' più di pudore, di riconoscimento, no, dei propri limiti, quindi si cambia chiaramente. Non per questo ti Poi, sei arresa, perché vedo che comunque hai studiato canto anche con grandi nomi, vedo Claudio D'Ottavi, Enrico D'Amore, per esempio. esatto, sì, la mia prima insegnante proprio di canto è stata Claudia D'Ottavi, avevo fatto un anno di lezioni private con lei e con lei ho proprio iniziato il mio percorso di studio di canto a livello professionale, quindi 17 anni avevo quando ho iniziato canto, poi sì ho fatto delle lezioni anche con Gio di Tonno, con Enrico D'Amore e quindi da lì poi ho iniziato proprio il mio percorso di studi, ecco, a livelli più alti. Anche se hai fatto anche dei corsi di portamento, make-up, posa fotografica, sei anche modella. Amo definirmi fotomodella perché amo la precisione, no? La modella è quella da passerella chiaramente con determinati canoni anche estetici, no? Quindi altezza, eccessiva magrezza, eccetera. Quindi io ho fatto invece la fotomodella per un paio d'anni sostanzialmente, ancora adesso mi capita di essere contattata per servizi fotografici, sempre in maniera freelance, ecco. Beh, questo mi riporta un po' anche ai vari professionisti che vi insegnano a stare sul palco, che abbiamo già intervistato per Aspettando Broadway, perché comunque la presenza scenica è importante. Esatto, sì, questa è una cosa che ci viene ribadita da tutti i docenti che abbiamo avuto sia l'anno scorso e anche quest'anno nel primo incontro, che chiaramente la presenza scenica è fondamentale per un artista, soprattutto poi se si parla di teatro dove appunto c'è il pubblico proprio in sala, quindi buona la prima e uno deve cercare di catturare immediatamente l'attenzione del pubblico, quindi anche ovviamente usando e gestendo il proprio corpo al meglio. Ecco, da Ecco, qui come quindi sei venuto in contatto con la realtà di Aspettando Broadway? è stato molto particolare perché io vidi lo spettacolo che loro fecero l'anno scorso, mi sembra che era fine maggio, era un musical fever a Roma, io essendo di Anzio, abitando a 60 km quindi da Roma, spesso vado a teatro, ecco, a vedere del musical chiaramente. E quindi in quel caso c'erano degli artisti che conoscevo, per esempio, ecco, Enrico D'Amore, Graziano Galato, eccetera, quindi andai a vedere questo spettacolo e mi piacque molto la formula del musical fever. C'ero Quindi poi anch'io, credo, quel giorno. cliccai in piazza la pagina e venni a conoscenza poi proprio tramite la pagina Facebook di Aspettando Broadway che c'erano delle audizioni in atto. E all'inizio sinceramente non mi sentivo prontissima, questo è un po' un mio difetto, ecco, il fatto di essere molto, Un po' ecco, insicura. autocritica, esatto, un po' molto, molto autocritica, per cui mi spinse poi mia madre a mandare la richiesta di audizione e feci poi l'audizione il 10 agosto dell'anno scorso e la sera poi tra l'altro andai a vedere uno spettacolo sempre di Aspettando Broadway che fece Radozzano.
che era sempre un musical theater. E quindi poi l'audizione con Loretta Foresti, che appunto la direttrice, andò molto bene. Quel giorno c'era anche Brunella Platania a vedere l'audizione, perché poi cantò nella serata Giordano. E quindi da lì poi inizia il mio percorso in compagnia. Ecco, che cosa ti dissero i professionisti, visto che tu avevi questa titubanza nel presentarti? Hanno detto qualcosa per incoraggiarti o qualcosa che ti ha fatto piacere? Beh, sì, sicuramente Brunella anche mi fece complimenti all'edizione, anche Loretta mi spesero belle parole per me. E quindi questo mi diede sicuramente motivazione, un po' più di sicurezza, ecco, in me, ma ovviamente per quanto riguarda il lato artistico. Poi chiaramente iniziando il percorso in compagnia è una realtà appunto che anche l'anno scorso comprendeva una trentina di artisti, quindi tutti noi siamo diversissimi a livello di voce, di fisicità, eccetera. Quindi poi c'è anche il fatto di venire a contatto con degli artisti e magari prendere poi il meglio e quel tanto che ti danno, no? Esibendosi. Chiaro. Quindi chiaramente è sempre un migliorare, uno studiare, un migliorare guardando anche gli altri colleghi. E poi ricordiamo che comunque Aspettando Broadway offre anche una formazione costante. Esatto, sì, noi nei weekend, anche quest'anno sarà così, nei weekend formativi, che più o meno sono un weekend al mese, li sfruttiamo, tra virgolette, proprio come fossero degli stage formativi, e quindi studiando magari di vari musical differenti, oppure esibendosi magari in due pezzi ciascuno più un monologo. E quindi abbiamo opportunità ovviamente di far vedere quello che siamo in grado di fare e di poi ricevere chiaramente le correzioni dai professionisti. E chiaramente Certo. avendo sempre dei docenti che hanno lavorato in produzioni di altissimo livello e hanno un'esperienza fortissima, è chiaro che noi apprendiamo costantemente, quindi ogni mese riusciamo ad avere qualcosa in più dentro, ecco. Ecco, dal tuo provino dell'agosto dell'anno scorso, qual è stato il tuo percorso poi l'anno scorso e quale sarà in Aspettando Broadway? Perché so che anche tu hai fatto parte di riunione di compagnia. Il mio percorso in compagnia, non ti nego che all'inizio è stato abbastanza complicato, perché come dicevo partivo da una situazione già di profonda autocritica, quindi chiaramente all'inizio i primi mesi c'è un po' di insicurezza, anche perché ti ripeto, confrontandoti magari con colleghi che fanno parte della compagnia da più anni, comunque Eh avevano più sì. esperienze, io ero la mia prima esperienza a livello professionale. E quindi chiaramente sarà un po' di insicurezza, di timidezza, anche di pudore. E poi invece pian piano, facendo gli spettacoli, partiamo dai concerti di Natale che abbiamo fatto l'anno scorso, lo spettacolo che abbiamo fatto a Senigallia, che era un evento aziendale, e poi Sì. successivi si colpiva alla Marcord, eccetera, c'era sempre più sicurezza e più padronanza, diciamo, del palco. Poi ovviamente abbiamo iniziato con Vittorio Matteucci, la preparazione Marco Manca, Brunella Platania, Marcello Sindici, la preparazione di riunione di compagnia. E lì ovviamente è stato un grandissimo impegno, sia a livello di prove che a livello quindi sia fisico che mentale, no? Proprio perché chiaramente c'era il peso, no? Di portare in scena una commedia musicale inedita e quindi di essere all'altezza della situazione, no? Ovviamente essendo diretta e scritta Vittorio Matteucci, avendo come direzione vocale e coreografie, eccetera, dei nomi molto importanti, sentiamo un po' tutti il peso di essere all'altezza. Quale ruolo E avevi? chiaramente Quale ruolo avevi in riunione di compagnia? interpretavo Ilaria, che era un ruolo abbastanza distante da me per quanto riguarda il fatto che Ilaria è una ballerina molto molto sicura di sé e che un po' sottolinea sempre questo fatto di avere un bell'aspetto, no? Quindi diciamo la solita vamp, lei era la vamp della compagnia che flirtava con il marito della Sì, produttrice. mi ricordo. Quindi, sì, quindi neanche troppo corretta, diciamo, col Ma personaggio, è però ecco. strana questa cosa, perché sei la prima che me lo dice, perché più o meno gli altri personaggi sono stati tutti costruiti un po'
sul carattere delle varie persone di cui hanno anche preso il nome, perché molto spesso il nome proprio coincideva. Come mai invece con te questa figura diversa? Diciamo che come probabilmente Vittorio mi ha dato il personaggio il riferimento molto al mio aspetto fisico, più che all'aspetto caratteriale, quindi era un personaggio vicino a me dal punto di vista fisico, almeno dal punto di vista caratteriale. Quindi ho dovuto lavorare molto anche per quanto riguarda i recitati, per esempio la scena della rissa con Valentina per me è stata all'inizio complicatissima perché in vita mia non ho mai avuto una rissa con una ragazza, Meno quindi male. per me era tutto uno scoprire quel mio lato. Però è stato ecco, anche molto divertente, chiaramente, poi essendo una commedia, non ti nego che durante le prove c'erano molti momenti di concentrazione, ma anche molti momenti esilaranti, no? Eh sì. Ma Quindi è stata, io lo ricordo con immenso piacere. comunque la Ci ha commedia faceva anche avuto. molto ridere in scena, perché era proprio il suo scopo era anche questo di divertire, per cui immagino. Ecco, quest'anno invece cosa affronterai? Quest'anno, appunto come ti avrà già spiegato Loretta, faremo sostanzialmente dei musical theater e poi ci sono in cantiere dei progetti anche più ampi di cui ora non posso parlare, Non ne tranne parliamo. che di Una mano di bianco che però appunto è un cast ridotto tra di noi che aspettando Broadway e io non ne faccio parte, però comunque è un progetto che ho avuto modo insomma di appunto apprendere la trama eccetera, è molto 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 valido, quindi consiglio a chi ci sta ascoltando di andarlo a vedere quando verrà messo in scena a teatro. E per quanto riguarda tutti noi avremo appunto ogni mese questi weekend formativi, quest'anno abbiamo anche rientro in compagnia di Robert Steiner e Valentina De Paolis, oltre ai weekend con Brunella Platania e Marcello Sindici, e quindi lavoreremo moltissimo sui nidi tipo di Les Misérables, il Phantom, Jekyll and Hyde, eccetera, quindi ci sarà sicuramente modo per me almeno di mettermi in gioco anche i ruoli che magari l'anno scorso non ho avuto modo di affrontare, ecco. Certo. Beh, mi piace questa cosa che hai detto proprio di questo percorso formativo che aiuta poi magari le persone che hanno più paure rispetto ad altri a scoprirsi. Esatto, sì, per me è stato fondamentale. Cioè io ho scoperto dei miei lati magari caratteriali, eccetera, che non pensavo di avere e ho superato una mia grandissima paura che era quella di recitare, perché io non avevo, avevo Sì. preso delle piccole lezioni di recitazione ogni tanto, quella però non avevo mai studiato recitazione, quindi per me magari mi esprimevo con più facilità cantando piuttosto che recitando, quindi quando magari mi andavano a chiedere un monologo oppure una scena, un dialogo davanti a delle persone proprio ero terrorizzata. Invece poi chiaramente con le prove di riunione, con i monologhi che abbiamo affrontato durante l'anno, eccetera, c'è stato anche modo per me di mettermi in gioco anche dal punto di vista della recitazione e per me è stato uno scoprirmi proprio, è stato molto Infatti. piacevole perché poi mi sono anche accorta di emozionarmi, no? Mentre recitavo e quindi per me è stato davvero bello, bello, bello. E quando si emoziona l'attore, si emoziona anche il pubblico. Si spera, Quindi sì, comunque così, dicono anche così. questo è Aspettando Broadway. Grazie Sara per essere stata con noi. L'appuntamento sarà per questi nuovi progetti, ma ricordiamo sempre che poi c'è Musical Fever e tutti questi eventi aziendali che porta in giro Aspettando Broadway. E quindi noi vi aspetteremo sul palco. Grazie. Esatto, grazie mille a te Silvia, un Ciao. bacione, ciao.